Buonasera, abbiamo vissuto periodi più complicati, va bene così, per a voi. Oh, però ci risulta che... Meno male, perché già questa risposta vuol dire che c'è dell'ottimismo. Meno male. No, no, io dicevo, però i rapporti con il governo sono tesissimi, risulterebbe, abbiamo letto. I rapporti sono stati tesi perché abbiamo fatto riunioni sabato e domenica sul DPCM e nessuno ci ha parlato di una norma che impattava direttamente sui sindaci. Abbiamo ritrovato poi nella conferenza stampa del presidente Conte. Ci è sembrato un modo per scaricare davanti all'opinione pubblica la responsabilità di un coprifuoco che il governo evidentemente non ha voluto fare, scaricato sulla responsabilità dei sindaci. Dopodiché noi sindaci abbiamo senso di responsabilità, serviamo il paese con onore e disciplina come prevede la Costituzione, e quindi già io per primo stamattina ho chiamato il prefetto, ho scritto una lettera al prefetto e ho partecipato al comitato provinciale dell'ordine pubblico con il prefetto, tutte le forze dell'ordine, ho chiesto la presenza del direttore del dipartimento della ASL, ho fatto la mia proposta insieme alla ASL su alcune aree dove c'è il divieto di transito, fermo restando che si può passare per accedere ai locali o alle abitazioni private. Ho fatto la mia proposta, ho specificato però sia nel comitato provinciale dell'ordine pubblico di stamattina e sia al presidente Conte, al ministro dell'interno, che mi hanno chiamato nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio, che il controllo, così come previsto dall'ordinamento giuridico del nostro paese, lo fa lo Stato, cioè lo fa il questore, il prefetto, coordinando tutte le forze dell'ordine, cioè la polizia, i carabinieri, la guardia di finanza e anche la polizia locale se il questore lo ritiene, ma sotto il coordinamento del questore. Non sono certamente i sindaci che vanno a controllare. Noi sindaci non abbiamo paura di prenderci responsabilità, firmiamo atti tutti i giorni, ordinanze, contro quante volte avete visto anche me andare direttamente sulle piazze a cercare di convincere i miei concittadini a tornare a casa. Figuriamoci se mi devo preoccupare di individuare delle aree dove porre dei divieti. A noi ieri è sembrato un modo per il governo di dare, come dire, concretezza e significato a un DPCM che non capivamo che cosa doveva contenere. Alla fine conteneva questa responsabilità nei confronti dei sindaci. Noi quella responsabilità ce l'assumiamo, ma i controlli ovviamente li fa lo Stato. A nessuno venga in mente che poi i controlli deve fare il sindaco, non so con chi, poi con la polizia locale che non ha la competenza specifica sull'ordine pubblico se non sotto il coordinamento del questore. Oh, sui controlli sono d'accordissimo con lei, rispetto alla replica che c'è stata e al coordinamento che c'è stato in queste ore. Resta il fatto però che i sindaci di piccoli o grandi comuni possano in questo momento monitorare probabilmente anche meglio del governo centrale, no? Anche allo stato di tutta una serie di falle che sono state evidenziate anche dallo stesso governo, quando è il caso di intervenire con delle chiusure e sentirsi dire che lo potete fare. Noi rispettiamo le norme, il tema è che secondo noi, però non vogliamo fare nessun tipo di polemica, individuare delle aree è complicato, nel senso che individuata l'area, lo stesso giorno le stesse persone che stanno su quell'area si sposteranno in un'area attigua, perché se tutti hanno la possibilità di uscire è chiaro che le persone vogliono stare insieme, quindi rifaremo dopo un'altra ordinanza individuando delle altre aree. I controlli non sono facili, però non tocca a noi, l'informazione che invece dovrebbe toccare a noi sarà complicata. Io come avviso i cittadini che su quell'area non si può transitare? Devo mettere dei cartelli dalle ore 21, divieto di transito, tranne che nei casi in cui stai raggiungendo un'abitazione privata o un locale dove ti devi sedere dopo le 21, perché non puoi stare in piedi. Bene, come lo segnaliamo? Con dei cartelli, perché i miei cittadini tra qualche ora sapranno quali sono le tre aree che stamattina abbiamo individuato nel comitato provinciale per la sicurezza e l'ordine pubblico. Ma cittadini che vengono a visitare la mia città, vengono per motivi di lavoro nella mia città, in qualche maniera li devo avvisare. Non tutti sapranno quali sono le aree, le strade che vengono assoggettate a questa tipologia di controllo. No, c'è la paura, perché è già successo, che questo tipo di rimpallo sia simile a quello che accadde quando si doveva dichiarare la zona rossa ad Alzano e a Nembro, no? Là c'era un contrasto tra Regione Lombardia e governo, no? Cioè faccio io, fai te, e alla fine nessuno fece niente, e quella settimana fu cruciale nello sviluppo dell'epidemia. Insomma, c'è questo rischio che anche adesso ci sia il rimpallo, perché dire coprifuoco
È impopolare, no? Non parliamo poi di lockdown, insomma. Infatti no? L'articolo 2 bis prevede le aree dove normalmente c'è assembramento, serve ad evitare l'assembramento, non è un lockdown. No, certo, ecco, però non dicevo, questo rimpallo potrebbe somigliare a quello che ci fu appunto e che ritardò di una settimana la zona rossa a chiudere Alzano e Nembro? C'erano già i carabinieri intorno, no? Per noi no, perché a parte le polemiche di stanotte, tra l'altro stanotte il decreto è stato modificato, non si capisce nemmeno dal decreto chi lo deve fare il provvedimento, visto che non c'è scritto più i sindaci. Comunque la responsabilità ce l'assumiamo noi, non ci nascondiamo, siamo pronti, siamo il terminale più esposto della Repubblica, come dice Mattarella, quindi siamo quelli più vicini ai cittadini, la responsabilità ce l'assumiamo noi, individuiamo noi le aree, è chiaro che il controllo poi lo fanno le forze dell'ordine, un sindaco non ha né la competenza né la possibilità di fare i controlli. Non ci sarà un rimpallo perché io per primo, che sono il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che li rappresento tutti i sindaci, stamattina alle 8 ho già scritto la lettera al prefetto, alle 12 abbiamo fatto già il comitato, già firmato l'ordinanza, già tutto pronto per stasera, quindi non ci sarà un rimpallo e abbiamo la necessità di agire con tempestività perché il numero dei contagi sta aumentando e siccome l'interesse dei sindaci è quello di tutelare, di preservare la salute dei propri concittadini, della propria comunità, noi stiamo agendo indipendentemente da quello che pensiamo sul provvedimento, noi stiamo agendo da subito, già da oggi, per non perdere tempo. L'altra cosa che le ho sentito dire in queste ore, cioè allora a questo punto per come sono andate le cose, proprio ieri sera, tanto vale non presenziare più a certi incontri, se poi ci dobbiamo trovare la sorpresa in conferenza stampa in diretta, ha cambiato idea su questo? No, non ho cambiato idea perché provate a immaginare di essere invitati ad una riunione fiume che inizia sabato e finisce domenica pomeriggio, una riunione in cui discutiamo di trasporto, di scuola con i ministri, ascoltiamo i ministri tra di loro, i ministri con i presidenti delle regioni, il numero dei tamponi, il numero dei posti terapia intensiva e veniamo tenuti all'oscuro di questa norma che invece ha un impatto diretto sui sindaci e poi alle ore 21 accendiamo il televisore e troviamo la dichiarazione del Presidente del Consiglio con una norma che investe direttamente i sindaci nella loro responsabilità. Uno si chiede che cosa abbiamo fatto in questi due giorni di riunioni ininterrotte tra ore e ore di riunione, perché ce l'avete nascosto, l'avete introdotto alla fine, serviva a dare contenuti al decreto, non lo so, ormai non ci interessa più, noi stiamo procedendo, ho sentito, come ho detto prima, il Presidente del Consiglio ma anche il Ministro dell'Interno, abbiamo specificato quelle che sono le nostre competenze, quelle che sono le competenze dello Stato, domani credo lo metteranno in una circolare, in un protocollo e procediamo. Ma si aspettava qualcosa di più sui trasporti, visto che mi pare che in quanto a contenuti questa voce mancasse nella serata di ieri sera e manca ancora, e la penalizzazione è di nuovo andata sulle scuole oltre che sugli sport dilettantistici, perché poi alla fine cercare di fare i doppi turni io non so quanto sia possibile con quel personale, no? Con il personale che comunque scolastico durante la riunione noi abbiamo chiesto di aumentare il servizio di trasporto oppure di scalare l'orario, non di fare i doppi turni, di scalare l'orario di ingresso degli studenti delle sole scuole superiori per non impattare sulla vita delle famiglie che ovviamente devono portare i bambini più piccoli, non li possono lasciare da soli. E anche lì il ministro dei trasporti ci dice che l'offerta di trasporto non si può ampliare perché il numero dei mezzi di trasporto che si potevano utilizzare sono stati utilizzati tutti, compreso i bus turistici. Ci aspettavamo che il ministro della pubblica istruzione ci dicesse che venivano scalati gli orari, invece durante la riunione il ministro dell'istruzione ha detto saranno i sindaci attraverso tavoli di coordinamento, non l'ufficio scolastico regionale o l'ufficio scolastico provinciale, ma i sindaci, che non c'entrano niente con l'autonomia scolastica, dovevano coordinare un tavolo di monitoraggio con tutti i dirigenti scolastici di tutti i plessi scolastici che sono delle nostre città, ma sono, noi abbiamo studenti che vanno anche in altre città, quindi dovevamo fare poi un coordinamento di sindaci perché nessuno si voleva prendere la responsabilità. A quel punto abbiamo detto scusate, se stiamo facendo una riunione la competenza è dello Stato, lo Stato decide se si deve scalare di un'ora, di due ore, non possiamo fare un tavolo di monitoraggio che dura 15 giorni mentre il virus avanza, dobbiamo decidere oggi, e in effetti nel DPCM hanno scalato di un'ora
l'ingresso delle scuole superiori per evitare che gli studenti delle scuole superiori si sovrappongano ai pendolari all'interno dei mezzi di trasporto pubblico. Allora la salutiamo e proprio in pochi secondi le chiediamo se insomma, questa speranza espressa ieri dal Premier, diceva comunque insomma, se ci impegniamo ce la facciamo e evitiamo il lockdown, la condivide o è solo una speranza insomma? Ma io sono convinto che se ognuno di noi fa la propria parte, a partire dalle istituzioni che devono dare l'esempio poi ai cittadini nel rispetto delle regole, motivo per il quale da stamattina ci siamo messi a lavorare anche su questo decreto, anche noi sindaci, io credo che riusciremo ad evitarlo il lockdown e cercheremo tutti di appiattire questa curva del contagio, come abbiamo imparato a dire tutti in questi giorni, per non intasare i reparti della terapia intensiva ed evitare una nuova emergenza sanitaria. In attesa che arrivi finalmente un vaccino, ne stanno sperimentando tanti, il vaccino sconfiggerà il virus e questo periodo diventerà soltanto un brutto ricordo per tutti noi. Grazie veramente. Grazie, sappiamo che è un momentaccio, buon lavoro veramente, grazie. Grazie. Buona serata.